un po' acciaccati, assessore, tra virgolette, però un invito a vivere questo Natale in questa splendida piazza. Beh, ce l'abbiamo messa tutta quest'anno per cercare di far vivere lo spirito natalizio ai nostri concittadini. Qui abbiamo installato questi fili, che adesso sono solo dei fili, però fra qualche ora sì, diventeranno un cielo. Un cielo stellato con delle stelle cadenti, che è una novità bellissima. Poi abbiamo i mercatini di Natale, qui per il primo anno abbiamo fatto questa cosa sperimentale. Lungo il corso c'è una filodiffusione con tutte le musiche natalizie che ho selezionato io, quindi di persona, non mi piace. Quindi quando cammina insomma con la famiglia le canta tranquillamente. Sì, ho messo anche qualche brano per i bambini proprio per quello. Certo. Ci sono delle installazioni proprio per i più piccoli, ma vedo che riscuotono molto successo anche fra gli adulti, per fare i punti foto come la carrozza di Cenerentola, i vari pacchi regali, le note musicali a Piazza Palazzo e il bosco incantato alla villa comunale. Abbiamo pensato anche a tutte le nostre frazioni, in ogni frazione c'è un albero in tanti punti, nel Parco della Memoria c'è un bell'albero tricolore, anche per rispetto, un luogo importante della nostra città, e ci piaceva celebrarlo in maniera opportuna. E una novità, diciamola. Attenzione, il 20 di dicembre spunterà qualcosa su Collemaggio. C'è una novità, non la diciamo, però ci sono state alcune defezioni sempre per questioni di contagi, insomma, mi è sembrato di capire. Diciamo che per motivi di opportunità alcune cose di prudenza è stata non le abbiamo fatte. Adesso dovremo anche fare un'ordinanza. Lunedì è fissato un tavolo in prefettura e molto probabilmente ci chiederanno di prendere dei provvedimenti per l'aperitivo di Natale. Noi ci batteremo, insomma, non credo si potrà fare come gli altri, come nella normalità. Quindi si qualcosina sta pensando all'ordinanza del 24 e ulteriori ordinanze del 31. Sì, sicuramente ci verrà richiesto dal tavolo, perché c'è questa impennata di contagi, anche se qui, come vede, le persone sono tutte molto rispettose sia del distanziamento, e quelle tranne i congiunti indossano la mascherina, e io sto da solo qui, quindi in questo momento certo si è ritrovata quella normalità che mancava. Infatti c'era piaciuto mettere proprio le luminarie classiche natalizie, non abbiamo fatto quelle d'artista come l'anno scorso, che ci servivano anche per la candidatura a Capitale della Cultura. Quest'anno abbiamo optato proprio per una cosa classica. Senta, assessore, come in tutti gli anni, in tutte le ere, nei vari sindaci che si sono avvicendati, sono sempre arrivate critiche, no? Qual è stata quella che l'ha fatta più sorridere, quella che magari alla quale vuole rispondere? La deluderò tantissimo, purtroppo io non ho Facebook, non sono social, quindi vabbè, glielo riferiranno. In realtà no, posso intuirle qualcosina, cioè poi la classicità, i primi tempi pure qualcosina vedevo, poi ho visto che sono sempre uguali, quindi uno fa il suo, se piace bene, se no poi insomma la gente è liberissima alle prossime elezioni. Ricordiamo anche le iniziative collaterali di tante associazioni. Tante associazioni inserite nel Natale. Per esempio adesso partono proprio ora i mercatini di Harry Potter, sì, qui sì. Lungo il corso. Ci sarà un'iniziativa con Babbo Natale in persona, non quelli finti con la barba finta, sarà il vero Babbo Natale, che verrà domani e dopodomani al Parco del Castello. Ci sono già gli elfi per i bambini che vogliono imbucare le loro letterine, e ci saranno tante altre iniziative, i cori di Natale, però questi tutti al coperto. Volevamo fare un'iniziativa tipo Isola Sonante, ma con i cori di Natale all'aperto, ma abbiamo preferito non farla visto il momento, per cui tutte quante le manifestazioni sono al chiuso, numeri contingentati e tutte le procedure di tracciamento, distanziamento, tutto preciso, Green Pass.